Dopo la pausa natalizia, il città di Teramo riprende la corsa e lo fa con una goleada, battendo il piano della lente per 5-0. Una vittoria meritata, frutto di una superiorità tecnica dei biancorossi, che hanno dimostrato in campo personalità e concretezza. La novità è Petrarulo dal primo minuto Kovalonox siede in panchina come il capitano Speranza, l'unico assente è Di Stefano, infortunato. Si gioca davanti a pochi intimi, sono meno di 500 gli spettatori, il Bonolis è vuoto, il tifo organizzato e i gruppi ultra scelgono di rimanere fuori dai cancelli. In dissidio con il gestore Franco Iachini, prima del fischio un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gianluca Vialli si parte e più intraprendente inizialmente il piano della lente che è pericoloso al secondo minuto con Nicolini che chiama Bozzi a un difficile intervento il città di Teramo si sveglia e dopo nove minuti sblocca il risultato con Petra Rulo che su assist di Di Giacomo è il più lesto di tutti a metterla dentro i locali accusano il colpo, fanno fatica a reagire anche perché gli ospiti iniziano a spingere con più intensità e al ventunesimo sfiorano il raddoppio assist di Palumbo per Degidio. il sinistro colpisce il palo esterno sono i biancorossi a tenere in mano il pallino del gioco ma non trovano la via della rete la squadra di Bucciarelli non sta però a guardare al 38esimo va vicinissimo al pareggio con il numero 9 Nicolini che da due passi dalla porta non trova lo specchio la squadra di Pomante sul finire di tempo legittima il vantaggio e crea due pericoli al 43esimo con Palumbo il tiro a cross viene respinto dal portiere e al 45esimo su cross di Degidio di prima battuta Censori calcia sul fondo chiude in vantaggio la prima frazione il Teramo nella ripresa i biancorossi partono subito in avanti e prima sono pericolosi al sesto con Palumbo che, solo davanti a Di Giuseppe, si fa respingere la sfera. E il preludio al raddoppio che arriva al nono lo firma Petrarulo che realizza così la prima personale doppietta. Il Teramo è padrone del campo e gestisce il vantaggio contro un avversario che non sa più reagire. I biancorossi continuano a spingere, al diciannovesimo trovano il terzo gol, un nero gol, lo firma Stefano De Gidio che con un diagonale perfetto mette al sicuro il risultato. Gara oramai chiusa, solo il tempo di annotare all'81 Cangemi che entra in area e calcia sul fondo e poi un minuto dopo l'autorete di Nicolini per il 4-0. Al 95 Nikita, due passi dalla porta, fallisce il quinto gol che arriva però al 91 dopo uno scambio di prima con Palumbo che va in gol e fissa così il punteggio sul 5-0. Quinto successo Fila del città di Teramo, che vede la vetta ora sempre più vicina e alla fine va a raccogliere il città di Teramo. Gli applausi meritati degli ultra dalla collina, le riprese della gara di Manuel Centurame. Mm, io, meglio che non dico niente, nel senso che vi parlo della partita. È stato un bel primo tempo, non mi è dispiaciuto. Peccato che è finito in goleada, però non fa niente, i, i ragazzi. Volevano praticamente questa partita al Bonolis, eh, l'hanno fatta per la prima volta e sono contento per loro. Quindi costretti a giocare al Bonolis? Costretti sì, perché non abbiamo trovato un altro campo adatto praticamente per la situazione Teramo. Ma diciamo che ci siamo un po', nel secondo tempo un siamo un po' crollati. Però diciamo, io ho visto un bellissimo primo tempo. Eh, meritava comunque il Teramo. Eh. E' di un'altra categoria, ecco, non, non discutiamo il Terramo. Forse sì, però non, mi è dispiaciuto soltanto praticamente che i tifosi non abbiano potuto seguire la squadra. Ma non certo per colpa mia. Eh, guarda, uscire da, qui, da questo stadio contro il Teramo, con un risultato positivo sarebbe sta, eh, sapevo che sarebbe stato molto difficile. Eh, lo svantaggio iniziale non ci ha condizionato più di tanto. Secondo me il secondo gol ci cioè, ha proprio diciamo, buttato a terra. Per il primo tempo sono molto contento, poi dopo il secondo gol non c'è stata assolutamente più partita. In effetti, anche nel finale, ho pensato alla, con i cambi anche al prossimo, un prossimo impegno. È un punteggio forse troppo pesante per voi, o riconosce la legittimità dell'avversario e quindi la meritata vittoria? Beh, guardando le occasioni, noi un paio di occasioni ce l'abbiamo avute anche pulite, però il nostro portiere ha fatto anche delle parate. È stato troppo rotondo nel finale perché non mi è piaciuto l'atteggiamento. Abbiamo mollato. E forse il passivo nel finale poteva anche essere più pesante perché non siamo stati neanche bravi nel, nell'addomesticare o nel perdere la partita con un risultato diverso. Insomma. Sì, All'inizio abbiamo fatto bene, nonostante il gol, penso il quindicesimo più o meno. Il primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto anche un paio di occasioni con Nicolini, non le abbiamo sfruttate, però non abbiamo fatto tanto in fase di proposizione, in fase offensiva. Ma lo sapevamo perché il Terra è una squadra molto forte. Insomma. Beh sì, 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 il Teramo è la squadra nettamente più forte del campionato. Noi abbiamo affrontato lo scorso turno la Turris e, e secondo me tra, tra le due squadre non, non c'è paragone. Insomma. Vorrei dire una cosa per quanto riguarda, mm. che, che non mi è piaciuta mo, per niente l'atteggiamento del, del guardaline qui davanti alla nostra panchina che si è rivolto più volte e soprattutto in occasione di un cambio nei, in modo irrispettoso mm. e maleducato nei confronti del... Della panchina, questa è una cosa che secondo me è inaccettabile, insomma, eh. perché loro sono i primi che devono essere rispettati, però devono anche dare rispetto. Secondo me, sì, una buona notizia. Eh, dal punto di vista del, del risultato, un ottimo risultato. Eh, anche se sinceramente non sono felicissimo della prestazione, soprattutto nel primo tempo, eh, siamo, un po', siamo stati un po' disordinati in fase di possesso, eh, in fase non possesso eravamo sempre secondi nell'accorciarne sulle seconde palle. Diciamo che poi è normale che la nostra qualità eh, ci ha permesso di andare in vantaggio, eh, poi invece nel secondo tempo siamo stati bravi nel chiudere la partita eh, nel giocare al calcio, però sinceramente sono contento del risultato ma non contentissimo della prestazione. Pur non giocando benissimo, però il termo ha dimostrato concretezza nel primo tempo. Sì, 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 ma quella è, è la nostra forza, però noi possiamo fare molto molto di più. Eh, perché... I primi 20 minuti, sinceramente, abbiamo sofferto troppo il piano dalla lente, anche se non hanno creato occasioni nitide davanti al portiere. Però secondo me noi nel possesso palla, nel fraseggio, dovevamo essere bravi, dobbiamo essere bravi nella, nella girare la linea difensiva, come abbiamo fatto nel primo gol. E invece di, di cercare sempre queste imbucate dentro, dove loro erano belli coperti con i tre difensori e i tre centrocampisti. Dovevamo avere più pazienza nel muovere la palla da una parte all'altra e poi una volta trovato il buco facciamo gol, come abbiamo fatto il primo gol del resto. Però poi ti dico, è vero, non abbiamo sofferto, però eh, noi possiamo fare molti più l'abbiamo dimostrato anche in passato. Beh, non è stata una bellissima sensazione, è stata una bella sensazione tornare qui al Bonolis, eh, però l'ho detto anche eh, là, ieri eh, nell'intervista ho detto che è normale che giocare al Bonolis senza tifosi eh, per noi è un grosso dispiacere, però... Eh, ho detto anche che i tifosi negli ultimi anni ne hanno, ne hanno passati tutti i colori. È giusto che loro prendano le loro decisioni, nel bene e nel male. Noi il nostro compito, l'abbiamo fatto, è quello di onorare al massimo la, ma la maglia e ci siamo riusciti pure portando a casa un, ottima, un ottimo risultato. Ah, perché sinceramente Nikita veniva da due settimane che stava a casa, si è allenato da solo, ha fatto solo quattro giorni con la squadra. Mi sembrava anche giusto far giocare Pedalolo che in, queste, in questi giorni, in queste settimane si è impegnato tantissimo, ha fatto bene come avete visto pure amico vero col Montorio, però è stata una scelta tecnica, ma anche dovuta anche alle condizioni di Nikita perché giustamente è stato tornato tornata a casa per le feste natalizie e ha fatto due settimane di allenamento individuale, quindi un condolenarsi da solo, un contronenarsi con la squadra, però sono contento con tutta la prestazione di Giacomo. Di Petarovro che se lo merita perché è un ragazzo che ha d'ottime qualità e si deve sbloccare anche mentalmente. Giacomo cosa ha riportato? Ma di Giacomo un problema alla caviglia che si portava da una settimana però niente di che. Sì, sinceramente un po' sì, perché ripartire dopo un mese è sempre un'incognita. Di solito le, le feste natalizie ti portano via solo due settimane, invece noi siamo stati fermi dall'8 di dicembre, quindi l'incognita c'era di, di partire un po' eh, sai, un po' molli, ma secondo me anche sai, un po' l'emozione per alcuni ragazzi giocare al Bonolis perché è vero che non c'era nessuno, però... Questo è uno stadio che mentalmente per i ragazzi pesa, per i ragazzi del termo pesa, per i ragazzi appena piana la lente li, li fa giocare liberi senza nulla da perdere, però per noi un po', per alcuni ragazzi un po' pesato, eh, si è visto anche in campo, però poi una volta che abbiamo fatto il 2-0 siamo sbloccati mentalmente, abbiamo iniziato a giocare e poi la partita abbiamo chiusa. Sì sì dico è normale che ci tenevo a farlo giocare qui, non l'ho fatto giocare dall'inizio perché in settimana ho avuto dei, dei problemini alla schiena che si porta tanti giorni, però poi eh, dopo i crampi che ha avuto Antonelli, eh, siccome non avevo un quarto a destra da far entrare ho spostato Gangemi. Mi è sembrato giusto far entrare Rima Speranza che sapete tutti le garanzie che ci può dare. Molta, molta, sono felicissimo della doppietta che mi sono sbloccato in campionato, sono, sono contento. E per il teramo è arrivato il quinto successo consecutivo? quello per noi è fondamentale, è l'unica cosa che conta, vincere e vincere sempre. Eh, sì, sì, è eh, casualità, però l'importante era segnare, trovare, sbloccarsi e poi anche Marito alla squadra che mi aiutano anche durante la settimana, mi aiutano molto e sono contento. Eh, il, quando il Mister dà la formazione, eh, in settimana non, non dà mai chiarezza su quello che, che sono le settimana. scelte, no, no, no. Però abbiamo lavorato bene. Queste settimane che siamo stati a riposo, quindi il lavoro ha ripagato. Molto, molto. Eh. Comunque ogni settimana alleni per dimostrare che per meritare una maglia titolare, però con Niki non, non c'è nessuna competizione, gioca uno, gioca l'altro, è la stessa cosa. l'obiettivo finale per noi è vincere e vincere basta. Ripartire non è mai, mai facile. Eh, ovviamente siamo partiti un po' legati, siamo partiti un po' legati all'inizio. Però poi siamo venuti fuori e abbiamo fatto vedere le nostre qualità. Ci racconti l'emozione a fine gara di andare a raccogliere l'applauso degli ultra. Eh, emozione sempre unica, è un tifo così soprattutto in queste categorie non esiste. È un'opportunità unica e dobbiamo solo ringraziarli, solo questo. Dispiace che non erano presenti all'interno della struttura, però eh, questo non, non, è, non è compito mio parlarne. No, sicuramente una bella emozione dopo tanto eh, giocare in questo campo dove <coughs> ho fatto tante partite con il Teramo poi iniziare l'anno con la vittoria è il top eh, sono, sono contento sono contento per me ma anche per la squadra sì sì io sono cresciuto ho fatto la squadra calcio al di Valente poi ci sono tornato in promozione eh, mi sembrava rispettoso comunque sia sì, non, eh, non esultare una vittoria importante per il Teramo, anche se il mister Pomante non era molto contento del primo tempo di questo Teramo? Beh sì, perché comunque abbiamo fatto un po' di fatica al primo tempo, giravamo la palla molto lentamente, siamo stati civici perché l'abbiamo sbloccata subito, però non abbiamo fatto un bel primo tempo, ci può stare perché comunque non giocavamo da un mese, però l'importante comunque sia che abbiamo messo la, la partita in discesa e poi il secondo tempo abbiamo chiuso la grande. Direi entrambe le cose perché comunque sia un po abbiamo, abbiamo fatto ancora più gruppo, però abbiamo, abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato tanto, e comunque sì abbiamo messo benzina per, per questo girone di ritorno. E sicuramente adesso ne abbiamo più degli altri e si vede quando nei secondi tempi comunque sia chiudiamo le partite e facciamo tanti gol. No vabbè dai, cioè, ci può stare, dai, dopo un mese comunque sia ritornare, la prima partita è sempre un po' complicata, ce l'avevamo messa un po' in conto, magari un po' l'atteggiamento poteva essere diverso, però comunque sia siamo stati bravi, non ci siamo... abbiamo parlato negli spogliatori a fine primo tempo, eh, ci siamo messi lì, eh, abbiamo migliorato delle cose e poi il secondo tempo si è visto. È un campionato ostico se non lo affronti con, eh, con la giusta mentalità. Eh, a questo gruppo che di qualità ne ha tante non, non deve mancare l'atteggiamento perché a noi ci affrontano sempre con il coltello tra i denti. E sicuramente se facciamo le cose come dobbiamo eh, non avremo problemi a portare a casa le partite.